bentornato con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Oggi ho portato per voi dei filmati davvero terrificanti, quindi la visione è consigliata per un pubblico di solo adulti. Detto questo, cominciamo. Durante un funerale viene recitata la preghiera per il povero defunto, quando ad un tratto uno strano lamento cattura l'attenzione di tutti i presenti al funerale. Molti dei presenti pensano che sia il fantasma dell'Airuna. Qualsiasi cosa sia, mette davvero i brividi. Questo è ciò che è stato registrato. Sean libres de los azotes que allí padecen, de la divina justicia por la virtud de los azotes que Jesús llevó por su misericordia. Amén, Jesús. Todo Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Un uomo di nome Mark scatta questa foto mentre era con la sua famiglia a tavola. Osservando bene la foto, nota un particolare agghiacciante. Osservate bene la vetrina alle spalle della ragazza con la maglietta rossa. Notate nulla di strano? Questo ragazzo di nome Dante Watson realizza questo breve video con la sua ragazza per TikTok. Durante la registrazione, i due ragazzi non si accorgono che alle loro spalle, in un edificio abbandonato, riprendono anche una strana ombra completamente nera. La strana figura sembra avere sembianze più extraterrestri che umane, anche se a questo punto dovremmo chiederci cosa ci fa un alieno in una palazzina abbandonata. Il video seguente è stato realizzato da una guardia di sicurezza durante il suo turno di lavoro. L'uomo sente delle urla provenire da un magazzino. A quel punto si reca sul posto. Arrivato lì, riprende qualcosa di veramente inquietante. Questo è ciò che è stato filmato. Che quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay. Dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dime. Mira. Una ragazza con alcuni suoi amici, dopo una festa, notano quella che sembra essere lo spirito di una bambina. Gli amici della ragazza tentano di avvicinarsi il più possibile a quell'entità e la sua reazione mette davvero i brividi. Questo è ciò che è stato filmato. Alla bocca. Botta in piena, botta in piena. Oh no, mi dà miedo. Aspetta. Mi sa che lo chiedo.
La guardia di sicurezza di un edificio riprende con la sua telecamera un'attività poltergeist davvero impressionante. Ma andiamo a vedere il documento. Siamo arrivati alla conclusione, ragazzi. Il video finisce qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati, se c'è stato qualcuno in particolare magari che vi ha spaventato di più. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!